È con piacere che accogliamo nel nostro studio ancora una volta Stefano e Serena Andreotti. Cara Italia, sempre una robina leggera, sì, una cosa minimale. Allora, ideale degli anni di piombo, introduzione di Bruno Vespa, Solferino, poi parliamo ovviamente di cosa furono gli anni di piombo, perché appunto sappiamo cosa è costato alla generazione immediatamente precedente, insomma, quella delle Twins, per capirci. Mi dite qualcosa in più su vostro padre? Una cosa mi ha colpito, che forse non tutti ricordano, che lui è nato orfano. Beh, cioè è rimasto orfano prestissimo. Quasi orfano, quando aveva due anni. Di papà. Sì. Del padre. Il padre aveva un maestro di scuola, e erano tre fratelli, poi purtroppo anche un'ulteriore disgrazia, la sorella è morta molto giovane, e li ha tirati su nostra nonna, con certamente a cuore di Roma, perché nacque a Via dei Prefetti, quindi vicino tra l'altro a Montecitorio, quindi casa e bottega del suo futuro, e vivevano certo non nell'oro, perché avevano una piccola pensione di guerra, perché il nostro nonno aveva preso una malattia durante la guerra di Libia. Quindi aveva questa piccola pensione, le ha tirate su. In realtà, però, un uomo segnato così di tanti lutti ha mantenuto e conservato sempre una straordinaria ironia, che è anche stato uno dei segni della sua fama popolare, no? Certo. Da chi derivava? Dove l'aveva tirata fuori, oltre che dal suo spirito personale? Da nonna no, direi di no. Nonna era una persona straordinaria, ma molto... Beh, aveva però questo spirito romano... di popolano romano, perché così era, e lui da piccolino viveva insieme a nonna anche una vecchissima zia che era nata sotto il papato, quindi continuava diciamo ad avere ricordi e molte delle battute che il nostro padre poi ha. Ma tipo? Quale battuta? So, pensare esempio, male si fa peccato, ma spesso si indovina, quella è di... Oppure passava davanti a Montecitorio e diceva: qui vedi, esce il fumo perché lì sono tutti ladroni. Cioè, quindi questa... Proprio lui lo diceva. Proprio a lui bambino. A lui bambino viene detta. Come? A lui bambino, no? Accompagnava lui piccolino. Sapeva già dove sarebbe andato, anche se mi sembra di capire che non volesse fare il politico lui, no, da ragazzino aveva la storia medicina, no? Medico, sì. E medicina però costava, lui ha cominciato a lavorare facendo l'università, medicina non si poteva fare. E poi fu uno dei primi politici, diciamo, a utilizzare anche i programmi cosiddetti pop, lo vediamo qui con Raffaella Carrà. È vero che lei avrebbe detto anche questa frase qua. Suo papà è morto all'età di 33 anni, suo nonno anche. Lei dice: io ho scampato questo pericolo. Sì, sono preoccupatissima perché quest'anno ne ho 66. Ne ha 66. Senta, ma quando diventerà grande, ne avrà 132, vorrà diventare... Che cosa farà da grande, insomma? Beh, ci penserò allora. Lei ha sentito che da qualche parte si è detto che il nuovo Presidente della Repubblica comincia per A? Ma, le piacerebbe? Dica la verità, però, così finiamo l'intervista. Beh, certamente ci sono molte cose peggiori che possono capitare. Oh no! Come forse tutti i grandissimi leader democristiani, non venne mai eletto Presidente della Repubblica, lo sappiamo bene, perché poi nel segreto dell'urna, no, sappiamo che i capi correnti, i leader del più grande partito della seconda della Prima Repubblica, non vennero mai eletti. E, so che con voi è sempre stato molto liberale, nel senso che ad esempio appunto odiava le sigarette perché aveva mal di testa, però ve le comprava. Sì, aveva questa idea che se si proibisce una cosa uno lo fa peggio. In questo caso non ha avuto una grande intuizione, perché noi siamo quattro fratelli, tutti quanti per fortuna abbiamo smesso, ma abbiamo fumato tanto. Però lui non ci imponeva mai nulla, lui aveva un rapporto: sbagli, io ti dico che secondo me sbagli, però tu continui a sbagliare, devi essere te. Ma neanche con la figlia femmina, non so, una gelosia, una precauzione in più, poi erano insomma anche anni, diciamo, di maggiori, di più rigorosi anche verso le figlie femmine, no?
Sì, io ho avuto la fortuna di avere una sorella grande sulla quale ha aperto la strada. Che ha scontato tutto. Io ho avuto molta più libertà rispetto a lei. Ero la quarta, ormai ci devono un occhio su. Però ero anche abbastanza disciplinata, quindi non c'è stato granché bisogno di interventi. Allora, ovviamente tanti appunti in questo libro. Vabbè, penso ad esempio il giorno del referendum sul divorzio. E lui scrive, vabbè, voto per il referendum, il pomeriggio alle Capannelle per il derby, vince Suffolk. La Lazio vince il campionato, anche se sono romanista, mi congratulo. Questa è un po' l'essenza dell'essere democristiani. Anche se lui sui laziali diceva, i laziali riconosco solo i diritti umani, giusto? Qui non lo era per niente. No, lui era, in realtà era molto romanista, però non era, al contrario di molti romanisti, non era tanto antilaziale, perché riteneva che fosse importante che nella capitale ci fossero due squadre importanti. Aveva anche un figlio molto laziale, che sono io. Ma come ti sei rapportato? Cioè, papà un giorno gli ha detto, papà scusami, io sono laziale, non è bello? No, lo ha sopportato sin da quando ero piccolo. A parte che andavamo, erano altri tempi, si andava allo stadio. Sono andato da bambino con lui, io amo il calcio al di là del tifo, e andavamo allo stadio a vedere la Lazio, la Roma, si poteva fare. Io però ho iniziato, oggi è difficilissimo con il tifo come è messo, però allora si andava spesso e a lui piaceva molto anche accompagnarmi, andare assieme. E io ho cominciato a seguire il calcio con un cugino laziale e sono diventato tale. È andata così. Però non è stato. Ma che cosa vi ricordate? Vi ricordate qualcosa del referendum sul divorzio? Perché quella fu una grossa sconfitta democristiana. Certamente. Lui come l'ha presa? Lui, diciamo, avrebbe fatto di tutto come aveva cercato di fare e come anche è raccontato dai suoi diari di quegli anni, di evitare il referendum. Una battaglia di Fanfani soprattutto. Sì, no? Diciamo di sì. Lui aveva cercato un accordo soprattutto con il Partito Comunista, e anche il Partito Comunista aveva un'anima non troppo, soprattutto nelle donne, parliamo anni 70, quindi è un po' cambiato ormai il modo di pensare, anche le donne, diciamo, comuniste, tra virgolette, non tutte erano favorevoli al divorzio, quindi si era cercato anche un compromesso che poi non fu trovato. E quindi poi quando arrivò la sconfitta, che vi ricordate se vi disse qualcosa? Dica particolarmente, io avevo vinto lo scudetto quel giorno. Ma è vero che allo stadio con Giovanni Leone faceva le corna all'arbitro? Faceva le corna dietro all'arbitro, uno spettacolo, era una persona di una simpatia, me lo ricordo. Poi ai tempi, anche qua, oggi è una cosa che quasi normale, ma vedevo una persona famosa e poi comunque di un... bambina grande che dietro faceva le corna all'arbitro, era un qualcosa di straordinario. L'avevamo conosciuto anche da bambini, perché eravamo noi in vacanza a Roccaraso e loro stavano là da quelle parti. È uno spettacolo, una persona di una vivacità che faceva battute brillantissimo. Si buttò per terra, aveva un cane San Bernardo e fece finta di stare male, si buttò per terra. Leone. Presidente della Repubblica, quando non era. Allora non era probabilmente era Presidente della Camera, perché parliamo del 60, e fece finta di stare male per far vedere come il cane lo leccava, lo accudiva. E poi diceva, come fesso cane mio. i nipoti di Andreotti. I miei ricordi di nonno Giulio sono legati appunto quasi esclusivamente alla figura di nonno, non tanto a quella di personaggio pubblico. E ad esempio ricordo con grande nostalgia le vacanze in montagna l'estate, quando la sera giocavamo tutti assieme a carte. Era il nonno dove andavamo il sabato e la domenica a pranzo come tradizione nella casa di famiglia per stare tutti insieme. Era il nonno con il quale trascorrevamo dei giorni di vacanza d'agosto in montagna o al mare. Ed era infine il nonno che ci seguiva quotidianamente in tutte le nostre attività, contento per i risultati scolastici quando li raggiungevamo, e che come un vero nonno di tanto in tanto ci deliziava con qualche piccolo vizio. Erano Paolo, figlio di Serena, e Giulio, figlio di Stefano. Esatto. Nessuno in famiglia ha fatto politica? Beh, solo mio marito, ma non era proprio, cioè non è un Andreotti, diciamo così. Mio marito ha fatto politica, sì. In quale partito?
DC. Ah, DC, vabbè. Che domanda? Stava a San Dir. No, vabbè, non lo so, nella vita può succedere. Può succedere, ma già c'era stato un laziale, e già questo aveva compromesso. Molte famiglie democristiane hanno avuto i figli. No. Certo, Don Accattarella. No, la famiglia Andreotti è sempre stata fedele al papà. Però nessuno di voi figli ha pensato di fare politica, ma perché non vi piaceva lo stile di vita di vostro padre, oppure semplicemente perché non vi interessava la politica? La politica ci è interessata tantissimo perché vivendo in una casa dove avevi una persona che ha fatto politica praticamente da bambino quasi, certo, la politica si respirava. Però lui non ci ha mai invogliato e penso che non sarebbe stato contento. E nessuno di noi poi, pur seguendo indirettamente la politica, tutti noi abbiamo fatto una strada diversa. Siamo stati una famiglia forse, tra virgolette, no, molto normale. Mi ha preservato, insomma. Sì, lui e cercava... poi forse il potere logora chi non ce l'ha è una frase iconica di vostro padre, sì, ma non è poi così vera. Okay. Perché poi le preoccupazioni, le fatiche... Da non trasmettere ai figli, sicuramente. Aneddotica, gioco partita a carte con lui con D'Alema contro Bertini e Berlinguer. Sì. Dove andavano? Al funerale di Andropov a Mosca. E vi raccontò chi vinse? E vinse lui con D'Alema. Con D'Alema. E Pertini, che non è, Pertini amava le carte, giocava a scopone e non era molto contento di perdere. Al viaggio di ritorno non fece giocare la rivincita e quindi fece parlare Babbo con Berlinguer tutto il viaggio pur di non perdere un'altra volta. Ti mette un'eventuale sconfitta. Madre Teresa di Calcutta, altro aneddoto da perdere la testa. Beh, che è successo? Madre Teresa è stata una persona con cui ha avuto un rapporto straordinario che è durato tantissimo. Tutte le volte che Madre Teresa veniva a Roma, no? Lei aveva la... diciamo le sue vine sono lì a San Gregorio al Celio, vedeva mio padre. Quando mio padre ha iniziato il suo calvario, chiamiamolo così, dei processi, quindi nei primissimi tempi, un giorno al suo studio privato bussò alla porta appunto Madre Teresa di Calcutta. La segretaria, che era un po' arcigna, diciamo un cagnaccio, andò da mio padre e dice: senta, c'è qui Madre Teresa ma non ha appuntamento. Mi dice: ma come, non la fai entrare subito? Quindi... non l'aveva riconosciuta. No, l'aveva riconosciuta ma non, certo, aveva capito. Non aveva capito che sarebbe poi il personaggio straordinario che era. Era venuta dall'altro a dare un supporto morale. Allora, i diari degli anni di piombo, ovviamente un passaggio fondamentale riguarda quella che è forse la ferita più profonda della nostra vita politica e anche la nostra vita di cittadini italiani, che è ovviamente il rapimento e la morte di Aldo Moro. Lui scrive in quel giorno: è giornata drammatica, hanno rapito Moro vicino a casa sua e ucciso 5 uomini della sua scorta, azione condotta tecnicamente da super specializzati che crea un'impressione profonda, ho un mancamento, i medici mi aiutano e dopo qualche tempo mi rimettono in piedi. Lui stette proprio male fisicamente. Male fisicamente, sì. E poi era una giornata particolare perché era la giornata in cui veniva presentato il governo Andreotti con la compromesso storico, certo. Ed era il frutto del lavoro di Moro. E insomma, quel 16 marzo presentavano il governo al Parlamento quando arrivò questa notizia terribile. Lui peraltro, insomma, scrive anche Massimo Franco nel suo libro, proprio vomitò, si sporcò la camicia, chiamarono un medico, insomma, ovviamente come era normale che sia. E ovviamente il rapporto tra vostro padre e Aldo Moro è stato oggetto di tante ricostruzioni, basate anche sugli scritti che ritrovati di Aldo Moro in prigionia, scritti ovviamente in un momento di grande drammaticità, ovviamente per un uomo che è costretto allo strazio così orribile. Ecco, che cosa ci potete raccontare e come vi hanno colpito anche le parole che avete letto nei memoriali di Moro? Intanto... quando il 9 maggio fu annunciato che Moro era stato trovato morto, noi abbiamo visto piangere nostro padre soltanto due volte, quando è morta nonna e quando è morto Moro. Cioè per lui fu un dolore enorme
e fu indubbiamente una sconfitta e naturalmente il quesito che si poneva è: abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, avremmo potuto fare diversamente. Poi supportato anche da tanti, perché la scelta della fermezza non era stata soltanto della Democrazia Cristiana. La scelta del dialogo era di Craxi, insomma, era del Partito Socialista, l'unica forza politica realmente. Perfettamente convinti che trattare con le Brigate Rosse sarebbe stato un cedimento che avrebbe aperto poi la strada veramente all'anarchia, a parte il rispetto che si doveva a tutti quelli che erano stati già vittima delle cose, a cominciare degli uomini della scorta. Ma secondo voi la verità sul delitto Moro è stata scritta? Adesso ovviamente lo chiedo a voi che siete figli di Andreotti, non è, potete dare solo un parere. Io le carte le ho lette in archivio, nell'archivio di Babbo, la serie su Moro, che è quasi tutta su i 55 giorni e poi tutte le indagini, le ho lette. Io credo che la verità c'è, poi le dietrologie, le ricostruzioni si possono sempre fare, non ci sarà mai la fine di una ricostruzione. Comunque abbiamo anche trovato, e ci sono nei diari, delle ulteriori carte, degli appunti, per cui nostro padre aveva, non dico una fiducia assoluta, ma erano quasi convinti di aver trovato una strada per liberarlo tramite il Vaticano. Per cui Mozion Macchi, che era il segretario di Paolo VI, del Papa, la sera, spessissimo, e questo ce lo ricordiamo, veniva a casa nostra tra le 11 e le 11 e mezza e ragguagliava nostro padre di questa, non si può chiamare trattativa, ma avevano trovato una strada. Tant'è che quando fu ritrovato Moro ucciso, c'è proprio una frase, cioè noi eravamo non sicuri ma quasi convinti che quella fosse la strada giusta, non solo, ma loro pensavano, mio padre e probabilmente anche il Vaticano, che il grande discorso che veniva fatto pubblicamente, invece no, dobbiamo fare la trattativa, potesse essere un qualcosa che invece impediva questa, che poi era il pagamento tra l'altro di un riscatto di 10 miliardi che erano stati in qualche modo trovati dal Vaticano. E quindi questo vuol dire che comunque se, secondo voi, nostro padre ci ha provato fino in fondo. Il 31 dicembre, chi avrà la voglia di leggere quel mattone che abbiamo adesso portato in libreria, il 31 dicembre mio padre riesce a prendersi qualche giorno, va a Santiago di Compostela e dice: io avevo una voglia enorme di venire qui da sempre, ci sono venuto quest'anno perché questo è stato, per l'uccisione e la fine di Moro, l'anno più drammatico della mia vita. Quindi è un qualcosa che veramente ha sofferto, e al di là di quello che c'è scritto ne siamo testimoni noi di come è stata veramente per lui una sconfitta terribile, soprattutto nel cuore. Comunque ovviamente una ferita così grossa e così profonda e così atroce, non soltanto ovviamente per la famiglia ma per tutti noi italiani, ovviamente è bene che si studi, che si indaghi, che si sappia, forse non so, i brigatisti non hanno detto tutta la verità, noi questo ancora non lo sappiamo. Non lo sappiamo. E non possiamo che da cronisti augurarci che si continui a leggere, si continui a studiare, si continui a confrontare i documenti. A trovare altri documenti. Perché ovviamente la verità che io, è sempre... Quello che posso dire io è che i documenti che stanno allo Sturzo sono di libera consultazione da parte di chi. Quindi di chiunque studiate, voglia. studiamo. Ci sono tanti bei libri, Gotor, adesso ne cito a memoria uno dei tanti, ma insomma è importante. E come vorreste che venga ricordato vostro padre, in un aggettivo? Per quello che è stato. Cioè? Molto diverso da come qualcuno lo fa apparire. Cioè, non era, lo fanno apparire sempre al di là di cose ancora... Il film di Sorrentino. Vabbè, il film di Sorrentino non ne parlo, meglio. Mi sento male solo dall'idea. Bellissimo film, però, glielo devo dire. Vabbè. È un film. Dai, lo so, che lo capisco, per un figlio diverso. Se l'avesse fatto su qualcun altro, potrei anche... Lei sarebbe stato più contento, giustamente. Vorremmo che fosse ricordato per una persona veramente molto diversa, che come l'abbiamo conosciuto noi in famiglia, certo, e come l'hanno conosciuto tante persone che ancora... E quindi come?
una persona aperta, solare, non chiuso, buio, nero, generoso. Cinico, generoso, che ha fatto di tutto per aiutare veramente tanta gente. Grazie Stefano, grazie Serena, grazie. I diari degli anni...